Ciao e benvenuti a un nuovo video. Come state? Come sta andando? Allora, oggi volevo spacchettare con voi un pacchetto che mi è arrivato da Sephora, da cui ho solamente rimosso i dati personali per motivi e volevo guardare che cosa c'è, perché ho visto un po' da diverse ragazze che cosa ci potrebbe essere dentro, ma sono curiosa di scoprirlo con voi. Se in questo video non mi scioglierò letteralmente, ma adesso sono all'interno con le luci e senza clima, quindi parliamone. Allora, io direi di muoversi e andiamo ad aprirlo. Ho visto che è sigillata la borsa, quindi non l'ho neanche aperta, quindi pacco è vuoto. Borsa, come sempre, perché loro sono fantastiche, sigillata, e quindi la andiamo ad aprire assieme con le forbici, che non ce le ho. Rompiamo sigillo. Ok. Me lo aspettavo un po' perché ho visto varie ragazze che hanno ricevuto questi prodotti, ma non è, cioè, me lo aspettavo, ma non ci speravo fino a che non l'ho visto. Nabla. Allora, Nabla è un marchio di make-up, nel caso qualcuno non lo conoscesse, creato da Mr. Daniel Makeup, che è partito a fare video su YouTube, poi comunque è un truccatore, anche molto bravo ed è molto professionale, e ha creato una sua linea make-up anche bella rinomata e di ottima qualità. Io in questo video, scusate, sto già iniziando ad averci caldo. In questo pacco ho tre palette che dovrebbero essere la novità, quindi questa, la novità qual è? Questa Analog, perché sono numerate, questa è la 7. Ma che bel riflesso con la plastichina. E poi ho visto che altre ragazze ne erano di diverse, quindi probabilmente queste sono adatte ai miei colori. Wildberry e Coral, ma adesso le swatchiamo. E esatto, avevo visto anche questo. Questo è il mascara, il Major Pleasure. Che dicono meraviglie di questo mascara, e quindi ehi, mettiamolo subito sotto test. È questo qui, bello, peck, molto molto bello, devo dire. Vediamo. Ci può piacere. Ci può piacere, ma tanto noi lo mettiamo sotto test assolutamente, quindi vediamo le palette. Allora, partiamo dalla novità, che è la 7 Analog, scritto Analog, ma adesso la tiriamo fuori da questa plastica perché fa tantissimo riflesso, se riesco a tirarla fuori dalla plastica. Eccola qua, meglio, eh? Oltretutto, speriamo che siano integre. Questa adesso ha dei colori un po' troppo, ma secondo me per quest'autunno ci piace. Che dite? La swatchiamo un po'. L'ho vista in giro, però ad esempio, Dark Room. Poi andiamo in ordine così. I glitter suoi sono luce pura. Contact sheet che è opaco. Così è, solo per parlarne. Poi Camera Roll, bello. Noise. Cioè, dovreste provare a mettere le mani in questi glitter perché sono un qualcosa di 35 mm. Sono 6 colori. I glitter pressati di queste palette sono una cosa. No, vabbè, ne avevo sentito parlare bene, ma allora sto testando questo nuovo detergente. Sì, rimuove bene. Ok, ci piace. Allora, lo stavo testando da poco, ma adesso ne posso parlare, ma non c'entra assolutamente niente col video, però rimuove bene, ci piace.
della Neutrogena, questo Hydro Boost, latte gel detergente ed è senza risciacquo. Senza risciacquo, la parola detergente senza risciacquo fa venire, mi sa, fa alzare un attimino i peletti. Non esiste un detergente senza risciacquo, però questo, guardate, rimuove benissimo il trucco, quindi strucca davvero, ma non è senza risciacquo. Quindi per fare così ci vorrebbe qualcosa per asciugare, ma asciughiamoci i pantaloni. Pulite. Allora, adesso andiamo avanti e andiamo avanti con questa, la 5, quindi andiamo in ordine decrescente, Wild Berry. Prima tirale fuori dalla plastica perché fanno riflesso. Momento, momento, momento. Tutte le palette, tutti i prodotti, veramente non solo le palette, sono vegan e cruelty free, nel caso qualcuno se lo stesse chiedendo, quindi anche questa ottima cosa. Incrociamo sempre le dita perché non ho contato prima, avete visto che erano ancora chiuse, quindi che sia integra. E non solo integra, ma è anche bella. Allora, partiamo con Incense, molto chiaro, Venom e Bucolic Baby. Voi dovete mettere le dita in questi glitter. Il modo migliore di applicare questi sono con le dita, perché li pressate e non si spostano più. Questo è proprio base, questo è bello. Ma di cosa stiamo parlando? Poi Alchemy 2.0. Ma di cosa parliamo? Blackberry e Botanic Switch. Scusate, ma mi sono innamorata di Alchemy. Luce pura, mi piace con tutti questi rosa, ma non rosa, toni del berry, ci sta anche Stevie, c'è l'opaco, c'è lo shimmer, c'è il colore più classico, c'è il che intanto che parlo io mi posso anche ripulire le mani nuovamente. Mi piace, per adesso ho notato che hanno delle buone ed è varietà di colori, varietà, boh, non è varietà, come si dice quando una buona scelta di colori, che quindi si può fare un qualunque trucco e nello stesso tempo ci sono tutti i colori possibili per farli. Certo, non sono mai colori che passano così sottotono, ma davvero molto molto belli. E ora finiamo con Coral, che è la numero 02 delle Cutie Palette. Questa ha un'apertura diversa. Ok, noi incrociamo sempre le dita. Eh? Cosa è caduto? Cosa è caduto? Ah, ok. Ok, integra anche lei e devo dirvi anche lei, questa non la conoscevo, forse perché è una delle prime. Mi piace così. Allora, I got you. Red shape. Un pochino polverosina, la prima che incontro un po' polverosina e anyway sono i primi che trovo un pochino polverose, le altre zero, un po' polverosa, ma red shape, scusatemi, cioè è quasi metallizzato, bellissimo, bellissimo. Andiamo avanti con Mandarin Feelings e Coral Amber. Vi dico subito che si nota un pochino i colori più scuri, un pochino pochino polverosini. Tanto le swatchiamo, quelli luminosi sono sempre luminosi da paura. Qui ci sono anche dei metallizzati, oltre ai glitter ci sono dei metallizzati che non mi dispiacciono per niente. E ultima pulita. Non mi dispiacciono per niente perché anche qui buona scelta colori. Ci
c'è il colore più chiaro, ci sono vari per fare varie colorazioni, ci sono i glitter, ci sono dei metallizzati. Unica cosa sono un pochino più, come si dice, più polverosi delle altre, perché sono numerate. Questa è la numero 2, ad esempio. Poi andiamo con la 5 ed è questa che è l'ultima, è la 7. Secondo me nel tempo hanno riformulato le cose, quindi la 2 Coral è bella, bellissima, un po' più poverosa delle altre, ma ci sta, e le altre sono uno spettacolo. E io intanto mi sono pulita. Quindi a questo punto abbiamo finito tutte le palette, vi ho fatto anche le swatch. Quale vi piace di più? Io ve lo dico subito, questa per me è stupenda, però più nei toni dell'autunno. La Wild Berry è molto bella. E ci sta sia in estate con alcuni colori, sia in autunno col borgogna, perfetta. Coral è più richiama i colori del corallo, quindi può andare benissimo anche in estate, ma ci sono dei colori metallizzati che possono andare anche in tutto il resto dell'anno, a come piace a noi. Quindi sì, le ragazze di Sephora hanno scelto bene perché erano tutti colori adatti al mio incarnato, bravissime, ed è anche le palette per me hanno una qualità superiore. Le testerò bene a modo, ma delle Cutie Palette non ne ho provate. Ho provato le palette classiche, quelle più grandi, e vi devo dire, costano, ma la qualità c'è tutta, ma proprio tutta. Niente, fatemi sapere quale di queste vi è piaciuta di più ed io come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!